Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con i fatti e le opinioni. Sono passati poco più di 10 giorni dal voto degli abruzzesi, è stata scelta la nuova maggioranza che guiderà l'Abruzzo, ma la politica è ferma, diciamo, ancora a quella data, al 10 di febbraio, perché non abbiamo ancora un consiglio regionale convalidato, almeno per quanto riguarda la sua composizione, non abbiamo una giunta regionale. Il presidente Marsiglio attende appunto anche questi elementi, soprattutto ovviamente la composizione del consiglio e anche le indicazioni dalle forze politiche per comporre il suo esecutivo. Insomma, non ancora si entra nel vivo della legislatura che è stata suggellata dal voto degli abruzzesi. Allora, noi vogliamo in questa trasmissione dettare un po', farlo fare naturalmente ai nostri ospiti, l'agenda delle priorità per l'Abruzzo. Ci sono state le priorità di cui hanno parlato i candidati nel corso del loro confronto in campagna elettorale e ci sono le priorità, che vengono avvertite, diciamo, dalle forze sociali della, regione. Per questa ragione la nostra trasmissione, si compone di, tre, punti di vista che io penso siano interessanti per capire, su che cosa occorre concentrarsi e probabilmente anche in fretta per far, partire questa legislatura. Il professor Giuseppe Mauro, buonasera, Buonasera. economista dell'Università d'Annunzio, ci darà un quadro economico e generale, dell'Abruzzo in questa particolare fase della sua vita. Rita Innocenzi, buonasera, che è la segretaria, Buonasera. fa parte della segreteria regionale della CGIL Abruzzo e appunto per quel che riguarda, la parte sociale, datoriale, imprenditoriale, meglio, il dottor Gennaro Zecca, buonasera, che è il Buonasera. presidente di Confindustria Chieti Pescara, una delle sue ultime apparizioni al completamento del mandato e quindi ci fa particolarmente piacere averlo nei nostri studi perché insomma è un testimone di quanto avvenuto negli ultimi mesi, negli ultimi anni e che ci darà un punto di vista anch'esso particolarmente interessante e incisivo. Allora, professor Mauro, l'Abruzzo in qualche modo ha voltato pagina perché c'è un cambio di maggioranza, c'è un nuovo presidente, ci sono ovviamente delle esigenze di continuità amministrativa che sono quelle che verranno in qualche modo espletate, però è chiaro che dalle urne è arrivato un messaggio di una richiesta di cambiamento molto forte, anche dal punto di vista del risultato delle forze politiche. Un dato che si confronta con quelle che sono le necessità poi anche economiche, oltre che insomma, gli orientamenti politici degli abruzzesi. Allora, che periodo si prepara per l'Abruzzo in questi 5 anni e soprattutto qual è anche il messaggio che gli abruzzesi hanno voluto dare a voi che leggete le situazioni più complesse in questo voto? Ma io vorrei partire un attimo da quello che è il quadro macroeconomico, credo che sia la cosa più interessante per poter poi offrire spunti a chi dovrà legiferare nei prossimi mesi. Il quadro macroeconomico, come è noto, è composto da tre grandi aggregati, che sono il prodotto interno lordo, il livello occupazionale e il settore delle esportazioni, cioè il mercato estero, per quanto riguarda la misura del nostro grado di competitività. E devo dire che i primi due indicatori non sono, diciamo, interessanti nel senso positivo del termine, perché noi abbiamo un prodotto interno lordo che negli ultimi 3 anni è cresciuto soltanto dell'1,7%, che è una percentuale esattamente la metà di quanto è avvenuto nel paese e anche nel mezzogiorno. E quindi abbiamo un PIL che è fermo più o meno al 2000 ed è il primo dato. E certo, questo indicatore deve anche tener conto del fatto che l'Abruzzo ha subito delle calamità naturali che ne hanno ridotto la portata e le potenzialità. E il dato invece più preoccupante, a mio avviso, coinvolge l'aspetto occupazionale. Noi siamo al terzo trimestre del 2018 come dato, e fra qualche mese, il mese successivo, avremo il quadro annuale, però il terzo trimestre del 2018 è stato un trimestre decisamente negativo. E se noi confrontiamo il 2018 con il 2017, stesso periodo, noi abbiamo addirittura 26.000 occupati in meno, che è il 5,1% circa. Ora, se io vado a classificare le varie regioni come andamento occupazionale, sia con riferimento all'anno precedente, sia con riferimento al 2008, periodo pre-crisi,
e l'Abruzzo si colloca, direi, agli ultimi posti. Quindi, nella sostanza, l'andamento economico di questa regione poggia ancora oggi sulle gambe della grande impresa, che, ecco, questo è il punto che, sul quale dovremmo riflettere in questo momento, e cioè grandi imprese in un quadro macroeconomico a livello nazionale e internazionale che si sta delineando, che segna un forte rallentamento. Allora, ecco, se io potessi sintetizzare alla luce di questi dati quali sono gli obiettivi, gli impegni, le cose da fare per il futuro, io mi permetterei di segnalarne esattamente tre. Direi che ovviamente il primo aspetto coinvolgerebbe la questione infrastrutturale, sia perché è un intervento di breve periodo che offre occupazione nel breve periodo e poi perché determina ricchezza nel periodo più lungo. Il secondo aspetto, che purtroppo su cui non c'è dibattito in questa regione, si parla solo a livello settoriale, di piccoli segmenti, tutti importanti per carità, però ecco, il grande coinvolgimento della regione non viene colto, secondo il mio punto di vista, pienamente. E mi riferisco ad esempio al sistema bancario. Ora, noi sappiamo benissimo il ruolo svolto, ripetiamo per l'ennesima volta, delle piccole e medie imprese, anzi oserei dire più delle micro e delle piccole che delle medie imprese, e sappiamo pure che c'è una sorta di non c'è un circuito virtuoso al momento tra questo segmento fondamentale del sistema economico e il sistema bancario. E poi la terza cosa che potrebbe diventare la prima, ma anche su questo tema non vedo la dovuta attenzione, riguarda il percorso innovativo. C'è una regione che non guarda le innovazioni, non guarda a quello che sarà il suo futuro in un contesto globale e chiaramente ha le gambe corte per poter poi, diciamo così, competere sui mercati internazionali. Rita Innocenzi, il professor Mauro ha brillantemente e sinteticamente, come sua qualità, sintetizzato tre temi che poi sono legati a quello generale del lavoro, strettamente infrastruttura, sistema creditizio, innovazione per le imprese. E dal punto di vista dei lavoratori, insomma, come nasce? Quali sono le attese rispetto al quinquennio che si apre per l'ente regione? Perché si è sempre detto che la regione non ha la capacità di produrre di per sé posti di lavoro. Invece è possibile dimostrare il contrario? Sicuramente sì, intanto partirei da un ingrediente fondamentale che ci aspettiamo da parte della nuova giunta regionale. È una sorta, secondo me, di prerequisito che ci aspettiamo un po' da parte di chiunque si trovi ad essere chiamato a ricoprire incarichi istituzionali, quindi al governo della cosa pubblica, e cioè incentrare l'azione politica, l'azione amministrativa su una priorità che è il lavoro. Perché chiunque in una fase storica come quella che stiamo attraversando non pensa al fatto che il lavoro è come dire, la priorità per il paese e per una regione come l'Abruzzo, credo che vada, diciamo, fuori strada. Poi ci aspettiamo ovviamente un altro ingrediente, che è quello di vedere quali sono le cose che sono in cammino nella regione Abruzzo, perché adesso citerò alcuni esempi. E un po' il professore già dava delle direttive su che cosa appunto bisogna attendersi. Allora, l'altro ingrediente è appunto questo, cioè ci sono delle cose in cammino, ci aspettiamo che non tutto venga cestinato, ma che l'azione sia un'azione di chi si trova in questo momento al governo della Regione Abruzzo per fare meglio. E sicuramente per fare molto meglio, grandemente meglio rispetto ad alcune azioni che sono partite. Non si può prescindere per lo sviluppo della regione dal master plan, dalla zona economica speciale, da alcuni strumenti che abbiamo messo in campo e che come parti sociali noi abbiamo, come dire, unanimemente condiviso, e cioè un primo elemento è stato quello di dire alla regione: vogliamo una programmazione unitaria dei fondi di derivazione comunitaria, vogliamo un'azione che sia un'azione di sistema, quindi un'azione organica, uscire quindi da alcuni come dire, comportamenti che vedono i fondi comunitari essere utilizzati a compartimenti stagni, ma appunto un'azione che sia un'azione complessiva. Ecco, noi abbiamo fatto accordi, abbiamo dato indicazioni, ci sono state delle difficoltà, ci sono delle cose che vanno riprese, abbiamo condiviso carta di Pescara anche rispetto
ai temi che citava il professore dell'innovazione. Dobbiamo chiudere una programmazione che è quella dei fondi europei 2014-2020 e bisogna chiuderla bene, quindi bisogna fare in modo che la spesa avanzi in una certa maniera, perché altrimenti si rischia appunto di dover restituire, come si fa nelle peggiori pratiche, delle risorse che sono diventate risorse fondamentali per le regioni, perché non ci dimentichiamo che i fondi europei, di cui si parla alcune volte poco e male, sono diventati sostitutivi di risorse ordinarie che noi non abbiamo più a disposizione per creare occupazione e per creare lavoro. Purtroppo non sono più dei moltiplicatori, come ci si aspettava che fossero anni fa, e sono diventati appunto sostitutivi. Ne va da sé che chiunque appunto governi a livello di regioni è chiamato eticamente a far sì che quei fondi diano effettivamente risposte di sviluppo. Ecco, su questi temi ci aspettiamo che ci sia un'efficacia dell'azione amministrativa che porti avanti delle cose che sono state avviate, e non ci basta per esempio pensare, io vengo da una riunione nazionale sul Mezzogiorno che si è tenuta proprio questa mattina in CGL nazionale, non ci basta sapere che la regione Abruzzo è una delle regioni, forse quella in cui c'è la spesa più in avanti rispetto al master plan, perché i dati delle regioni del Mezzogiorno sono dati drammatici e si rischia una riprogrammazione di queste risorse che sostanzialmente, dopo le bacchettate del ministro Lezzi, si rischia che queste risorse vengano ridimensionate, corrette, in negativo. Ecco, quindi per noi è fondamentale che l'Abruzzo faccia di quello che abbiamo a disposizione, di questi strumenti, ne faccia davvero un qualcosa che possa organicamente funzionare per creare lavoro. Dal punto di vista degli industriali, Zecca, intanto quest'anno si è aperto con una buona notizia, che è quella della conferma dell'accordo tra FCA e PSA per lo stabilimento del Ducato, insomma io lo chiamiamo così, la Sevel che produce il Ducato e i suoi corrispettivi, anzi ampliando alcuni modelli in Val di Sangro, che è la più grande fabbrica della nostra regione, quella che ci ha salvato nel momento di grande difficoltà, quella che il cui mercato continua per fortuna a tirare e anche a generare l'indotto. Ma è stato un periodo di grande sofferenza per tutto il tessuto delle piccole e medie imprese che voi rappresentate in Confindustria. Ecco, quali sono le aspettative che voi avete segnalato in campagna elettorale ai candidati, a questo punto soprattutto al neopresidente Marsiglio, e soprattutto quali sono le priorità per le piccole e medie imprese di questa regione che continua a soffrire? Facevo riferimento, pensando a questo, anche a quanto diceva il professor Mauro sul sistema creditizio. Sì, insomma, è chiaro che la regione Abruzzo è una regione ancora troppo dipendente per l'economia dalle grandi industrie che sono concentrate un po' nell'Aquilano, ma soprattutto nella zona Vasto San Salvo. Il professore ha già detto tutto, cioè ha già fatto la lista degli ingredienti che bisogna usare per rilanciare l'economia di questa regione. Ha parlato di innovazione, ha parlato di crescita delle PMI, ha parlato di infrastrutture, ha parlato di merito creditizio e ha parlato di appunto innovazione. Questi sono sicuramente gli ingredienti. Alla regione, noi alla politica abbiamo cercato di dare delle soluzioni per far sì che questi ingredienti poi costruiscano una buona ricetta e un buon prodotto. L'innovazione, per esempio, è una delle cose più importanti ed è propedeutica alla crescita, visto che noi non abbiamo capacità per cultura o per storia di mettere insieme le imprese e quindi creare una crescita dovuta a una filiera, a una rete. La testimonianza c'era da anche lo scarso successo che hanno avuto per esempio i poli di innovazione, non tutti i poli di innovazione hanno avuto il successo sperato, dobbiamo puntare sull'innovazione, perché l'innovazione è sicuramente un turbo, un booster per la crescita dell'impresa. E c'è un percorso che la regione aveva iniziato molto tempo fa, che è quello che poi è fallito miseramente, ma che secondo me può essere ripreso, che è quello del parco scientifico e tecnologico. Adesso questa è una sigla, però l'idea è quella di trasformare il bagaglio culturale, l'informazione tecnologica, il sapere tecnologico che oggi è nelle imprese, in start-up, in prodotto, in innovazione. Come si fa questo? Cercando di creare un ambiente idoneo dove l'università sia a servizio dell'impresa e l'impresa possa trovare nell'università il partner ideale per raccontare le proprie esigenze e per far sì che queste esigenze poi si trasformino in brevetti, perché solo da lì parte la crescita. Ci sono nei cassetti degli imprenditori, soprattutto nei cassetti degli imprenditori medio-piccoli, molte idee innovative, ma spesso non si ha il tempo, non si ha la forza
la determinazione, il coraggio di perseguirle o la forza diciamo, finanziaria per, andarle, per trasformarle in brevetti. Un altro tema fondamentale molto preoccupante è proprio quello dell'accesso al credito. Con la crisi del 2008 noi abbiamo registrato, ma lo dice la Banca d'Italia, che le banche hanno smesso di finanziare le piccole e medie imprese, hanno preferito concentrare il rischio nei finanziamenti delle grandi imprese. E questo ha creato l'obbligo nelle piccole e medie imprese di trovare forme di finanziamento alternative al sistema bancario. E non è facile per un imprenditore piccolo che si affaccia al mondo dell'impresa, che ha mille problemi burocratici, organizzativi, trovare anche una soluzione alternativa finanziaria. Quindi il dialogo con le banche deve essere un dialogo che va ripensato. Noi abbiamo perso diciamo, la caratteristica di avere delle banche locali che potevano anche diciamo, svolgere una funzione più consulenziale che diciamo, di finanza verso le piccole e medie imprese. Questo è un fabbisogno che speriamo che qualche banca non più locale lo colga e lo raccolga. Bene, io riprendo il professor Mauro, poi ci interromperemo per la pubblicità, però voglio intanto fargli lanciare, come si dice, il solito sasso nello stagno rispetto al master plan di cui parlavo, perché il professor Mauro, io mi ricordo, interviste che abbiamo fatto proprio in questi studi 2-3 anni fa, quando venne varato, egli appunto individuava nello sblocco diciamo delle procedure del master plan quello che poteva essere un volano per agganciare meglio una ripresa che si vedeva e si intravedeva, così come adesso in Abruzzo. Adesso servirà per evitare la recessione, mi pare di capire, se parte almeno un forte pacchetto di opere pubbliche in questa regione. Ecco, direi di sì, perché in questo momento di stagnazione chiaramente l'impatto che le infrastrutture, perché il master plan contiene molte opere pubbliche, può rappresentare un elemento di forza sia per quanto riguarda l'inserimento occupazionale sia con riferimento, dicevo prima, a ricchezza futura. Certo è però che il pacchetto, il master plan fondamentale, però a mio avviso non risolve quelli che sono i problemi della regione sotto il profilo economico, perché io insisto da molto tempo nel dire che la regione sta vivendo questa, diciamo, che io definisco asimmetria. Cosa intendo per asimmetria? Intendo dire questo divario, questo gap che c'è attualmente tra piccole, un numero limitato di grandi imprese e viceversa la moltitudine delle piccole e medie imprese. Che significa questo caso? Significa una cosa molto precisa, e cioè che la componente competitiva, innovativa, di proiezione sui mercati esterni e quindi di modernizzazione del sistema è concentrata in queste 10-15 grandi imprese, dove si assiste a una grande concentrazione oltretutto, perché se noi andiamo a vedere le esportazioni degli ultimi anni, anche 15 anni, noi constatiamo che ci sono tre settori che sono mezzi di trasporto, vetro e macchinari, cioè tutte imprese esterne che gestiscono circa il 70% dell'export. Quindi noi abbiamo questa caratteristica di essere fortemente presenti per quanto riguarda. E il resto sono le grandi aziende dell'agroalimentare. Poi poco altro. Poi invece come ammontare una forte presenza, come numero invece di imprenditori, di imprese che si proiettano sui mercati internazionali, siamo invece al di sotto della media nazionale. Quindi abbiamo questo problema di forte concentrazione. Allora, io insisto nel dire che se l'innovazione nella regione è bassa, se la produttività è limitata e contenuta rispetto alle regioni del centro-nord, molto si deve al fatto che questo insieme di piccole imprese sono state colpite da diversi shock. Lo shock della grande crisi finanziaria, lo shock del sistema bancario, no? Che ha in un certo senso limitato la loro proiezione commerciale. E allora vediamo che di fronte a una congiuntura che è ancora una congiuntura bassa, di fronte a consumi che sono ancora piatti, il problema di rafforzare
la piccola impresa secondo me diventa secondo il mio punto di vista diventa un problema prioritario. Questa è la mia opinione, che non mi sto ancora mai di soffermarmi sui vari aspetti. È da lì che si riparte, secondo Pino Mauro. Ora ci fermiamo però noi per la pubblicità, ma ripartiamo a nostra volta subito dopo la piccola interruzione dalla regia. Siamo tornati in studio, avevamo avviato un ragionamento sul Masterplan Abruzzo, in realtà l'aveva accennato già nel suo primo intervento Rita Innocenzi, adesso gli faccio una domanda un po' più politica. Siamo soddisfatti da quello che, insomma, anche stamattina lei ha potuto accertare, che insomma, non siamo così indietro rispetto alle altre regioni del Mezzogiorno nello stato di avanzamento dei progetti, ma adesso anche per un principio di buon funzionamento dell'amministrazione, di continuità amministrativa, ci sarà comunque nella macchina regionale un cambiamento di regia. Allora voi cosa chiedete a Marsiglio rispetto a quanto già pianificato e invece rispetto a quanto ancora rimodulabile del master plan allo stato attuale? Allora, intanto la macchina amministrativa della regione ci ha già preoccupato per alcuni aspetti che hanno riguardato appunto l'avanzamento di tutti quei passaggi che abbiamo condiviso anche con Confindustria e con le altre associazioni datoriali circa il patto per lo sviluppo. Noi ci eravamo dati dei tempi anche rispetto ad alcune cose e molte volte le cose che si condividono poi non camminano, quindi la riorganizzazione della macchina amministrativa della Regione Abruzzo è un'efficacia, un'efficienza della pubblica amministrazione intesa come appunto, ma anche come motivazione dei dipendenti, quindi mi riferisco non soltanto alle solite cose che si dicono sul tema, è uno degli ingredienti fondamentali per fare in modo che le azioni legate al master plan vadano avanti. Ora, non solo rispetto a un proverbio che, come dire, mia madre, ma penso tanti in Abruzzo, come dire, guardare a chi va meglio anziché a chi va peggio, non credo che possiamo sentirci tranquilli del fatto che la regione Abruzzo sia, come dicevo prima, tra le regioni più avanti, perché noi abbiamo un quadro di 683 milioni di euro che ballano sul master plan, su cui il movimento attuale di, diciamo, quanti cantieri aperti ci sono ad oggi? Direi che si sta, secondo i dati, intorno ai 66 milioni di richieste di anticipo al Fondo Nazionale, quindi significa che a fronte di un budget che veramente potrebbe dare molte risposte, noi siamo ancora molto indietro, nonostante siamo tra quelli più avanti, quindi voglio dire, lì noi abbiamo a disposizione delle somme molto interessanti per, come dire, per rilanciare il lavoro. Poi noi abbiamo anche criticato, anche insieme a Confindustria, lo facemmo insieme a livello nazionale, perché vale per il master plan dell'Abruzzo e vale per i patti per il sud in generale, che tutti questi patti, tutti questi master plan si erano concentrati solo sulle infrastrutture, poco sull'innovazione e poco su Industria 4.0. Però ora, al netto delle critiche che facemmo un tempo, di fatto quelle infrastrutture, se partono e se vengono immediatamente, divengono cantieri, evidentemente è occupazione che si sviluppa e quindi questo è il dato molto, ma c'è il rischio che si blocchi qualcosa interessante. Lo dicevo prima, il fatto che si stia molto indietro rischia di fagocitare anche l'Abruzzo rispetto ad una riprogrammazione che il governo potrebbe fare, perché ripeto, non basta bacchettare le regioni e dire non siete stati in grado di far avanzare la spesa, perché questo tipo di rimprovero da parte del ministro Lezzi abbiamo il timore che possa trasformarsi in una riprogrammazione negativamente rispetto ancora alle somme. Ancora più specifica, c'è il rischio che per esempio si possano ripetere incidenti come quello che erano avvenute per la questione del ponte di Genova, quelle risorse spostate per le autostrade e poi... C'è una grande fame di risorse a livello del governo centrale, adesso qui non è il caso di prendere, come dire, però sono in stretto collegamento le cose che si dicono rispetto alle manovre correttive ipotetiche oppure no, e quindi voglio dire, risorse messe lì e non spese possono, come dire, generare altri tipi di riprogrammazioni, e questo per noi sarebbe davvero un dato negativo. Rispetto ad una cosa invece su cui insiste molto il professore, su cui anche noi abbiamo detto in diverse
occasioni, credo anche in questa trasmissione, quanto sia importante come dire, collegare i valori positivi della grande industria a quelle che invece sono le carenze e cercare di far emergere, diciamo, il mondo delle piccole e medie imprese, come però non solo accesso al credito. Io so perfettamente, perché ne discutiamo sempre quando parliamo di questi temi, quanto sia, come dire, uno dei problemi che le piccole e medie imprese segnalano in ogni tavolo. Però rispetto a questo shock attuale, agli shock che hanno subito, si rischia un ulteriore shock drammatico, cioè di essere davvero definitivamente espulse dal mercato, se la regione, se non si fanno politiche di supporto alla capacità di, come dire, di lavorare in rete delle piccole e medie imprese, alla loro vocazione all'internazionalizzazione, che oggi purtroppo per motivi di sopravvivenza non c'è, e alla loro capacità di inserirsi in quadri di innovazione. E se non dovessero inserirsi nell'innovazione, perché si chiama industria 4.0, oppure come dire, la chiamiamo troppo spesso industria 4.0, ma in realtà è lavoro 4.0, perché attraversa tutti i settori produttivi e anche la pubblica amministrazione. Quindi parliamo di uno stravolgimento, che se rischiamo di avere tessuti produttivi non preparati a questi eventi, si rischia davvero di essere definitivamente espulsi. E fanno poco rumore i lavoratori che perdiamo, i disoccupati nelle piccole e medie imprese, perché come dire, purtroppo abbiamo tante vertenze. Quelle che sono alla ribalta delle cronache sono le vertenze delle grandi industrie, dove stiamo lì, i presidi, le organizzazioni sindacali, le rappresentanze sindacali unitarie, eccetera. Molti disoccupati che abbiamo perso in questi anni nelle piccole e medie imprese hanno fatto poco rumore, ma hanno inciso negativamente nell'economia abruzzese e delle famiglie abruzzesi. Zecca, resto su questo tema, perché Rita Innocenzi mi ha ricordato, ragionando il rapporto tra imprese e pubblica amministrazione in un tratto del suo intervento, un articolo che è uscito proprio oggi sui giornali, credo abbiate letto anche voi. L'Abruzzo è la quarta regione più cattiva pagatrice nel complesso della sua pubblica amministrazione nei confronti delle imprese. Cioè, le imprese praticamente dovrebbero mettere nella blacklist tutti gli enti pubblici abruzzesi. Sì, questo è la quarta regione in Italia. Ecco, questo descrive anche un po' lo stato di fiducia che può avere un imprenditore rispetto al muoversi con la pubblica amministrazione. Eppure sia la Innocenzi che il professor Mauro ci hanno detto che questa regione riparte solo con una forte iniezione di appalti pubblici, di lavori, di cantieri che partono. Sì, insomma, l'Italia, in particolare l'Abruzzo, è un paese strano dove si fallisce coi crediti, e spesso si fallisce coi crediti verso la pubblica amministrazione, no? Quindi io dico, se uno riesce a fare impresa in Italia può farlo dappertutto, perché le condizioni sono veramente difficili, proprio per questo dato. Cioè, come non sia possibile in quest'epoca compensare tutti i debiti, tutti i crediti che si hanno con lo Stato in maniera semplice, è ancora un glorioso mistero. Basterebbe questo per ridare ossigeno e credito a molte imprese che oggi invece faticano. Ma alla base di questa situazione c'è sostanzialmente una scarsa cultura d'impresa da parte delle amministrazioni regionali, del governo regionale in generale, qualsiasi sia il colore. Cioè, non si ritiene vero fino in fondo che l'impresa sia un valore per il territorio. Anche quando si parla di infrastrutture, in fondo si parla di infrastrutture, ma si pensa sempre al cittadino che fruisce delle infrastrutture. Quando si parla di porti, quando si parla di ferrovie, si pensa al cittadino che deve arrivare come turista, non si pensa al fatto che quell'infrastruttura porta prima container che turisti, no? Quindi, se noi non ci diciamo che il territorio esiste nella misura in cui esiste un'impresa virtuosa, e non ci crediamo a questo, noi faremo soltanto grandi proclami, ma non riusciremo mai a fare degli ingredienti una ricetta. Quindi il tema della sburocratizzazione della macchina della regione non è soltanto un tema fine a se stesso, cioè impone anche un cambio di mentalità politico, mi pare che le voglia sottolineare. Assolutamente è fondamentale questo, cioè il tempo non è una variabile ininfluente per chi fa impresa. Oggi, in questo periodo di cambiamento, in 5 anni, ma meno di 5 anni, un progetto imprenditoriale nasce e muore, diventa vecchio. Se io ci metto 7 anni ad avere un'autorizzazione, di che stiamo parlando? Quindi è chiaro che la pubblica amministrazione, il funzionario, il burocrate, deve capire che il non decidere è più dannoso che decidere male. Io mi auguro che
Presidente Marsilio o insomma gli uomini che andranno a guidare questa regione stiano prendendo appunti, perché io li sto prendendo e sono molto interessato a quanto state dicendo. Per esempio vorrei fare il punto col professor Mauro, ripartendo da qui, su una delle risposte che ci sarebbero rispetto ai temi che stanno sollevando sia il sindacato che Confindustria. Per esempio la ZES, no? Di cui si è parlato tanto, che è stato anche un tema discusso e controverso in campagna elettorale, sembrava dapprima una risposta limitata ad una area geografica minima, poi si è estesa eccessivamente, adesso certo. È diventata una cosa, è stato scritto proprio da Confindustria nei giorni scorsi, a rischio di totale marginalizzazione delle aree più importanti dal punto di vista industriale e anche della portualità, della logistica nella nostra regione, vale a dire rischia di essere un'occasione mancata per l'Abruzzo. Indubbiamente, perché come dicevamo prima, qui bisogna distinguere tra interventi di breve periodo e interventi viceversa che hanno uno spessore in un certo senso più lungo. Le zone economiche speciali si inseriscono in un quadro di rottura della stagnazione, di un avanzamento delle microimprese, di rafforzamento delle microimprese. Questo è l'obiettivo delle fiscalità, delle premialità in senso fiscale. E questo è, insieme alle infrastrutture può rappresentare, e al sistema bancario come si diceva prima, può rappresentare un momento iniziale di superamento della congiuntura di questa regione, che ripeto sotto il profilo occupazionale è abbastanza grave. Però poi l'attenzione, ed è qui che io non vedo molta sensibilità, l'attenzione va posta sui grandi temi del futuro, cioè quello che dicevo prima dell'innovazione. No, perché dico questo? Perché insomma noi abbiamo l'innovazione, il territorio, la competizione si scatenerà tra i vari territori e il territorio non è più un luogo geografico, ma il territorio diventa un patrimonio produttivo e culturale al tempo stesso. Questo è il punto. Allora, se non si pensa anche a quelli che sono i limiti strutturali della regione, definiamoli così, da un lato ad esempio, ecco, mi sono stancato di sentirlo sui documenti del sindacato, della Confindustria, cioè della cosiddetta burocratizzazione del paese, perché più se ne parla e più la burocrazia aumenta. Cioè più si parla di burocrazia e più noi vediamo che i tempi si allungano, che producono costi forti per le imprese, ma questo è un nodo strutturale da risolvere, sono d'accordo, e quindi anche questo è un elemento per il futuro che va affrontato. L'invecchiamento, ma c'è qualcuno che parla dell'invecchiamento di questa regione? Cioè nel senso, noi abbiamo che questa regione è al sesto posto fra le 20 regioni italiane che ha un tasso di invecchiamento sia per quanto riguarda l'indice di vecchiaia e sia per quanto riguarda l'indice di fertilità, che è 1,25 mi pare, no? E poi anche l'evasione fiscale che ha raggiunto i 2,5 miliardi, cioè quei sette peccati capitali di cui si parla nel libro di Cottarelli, no? E che sta girando tutta l'Italia, diciamo, quando noi andiamo a vedere per la nostra regione notiamo che ci sono elementi che sono addirittura amplificati rispetto a quanto sostiene Cottarelli nel suo libro. Quindi c'è un elemento di breve e poi ci deve essere grande attenzione sul medio e lungo periodo, che sono poi i problemi fondamentali. Allora, se noi riusciamo ad esempio a produrre effetti sul dimensionamento delle imprese, ma noi facciamo un salto di qualità enorme, perché è attraverso il dimensionamento delle imprese, l'opportuno dimensionamento, che noi possiamo parlare di massa critica per fare innovazione, possiamo parlare di internazionalizzazione e la cosa più importante, possiamo parlare di rottura di questo processo di invecchiamento, perché noi siamo in grado di favorire l'ingresso di capitale umano nel sistema imprenditoriale, che adesso è completamente estraneo a questo percorso. E l'Abruzzo anche qui si contraddistingue per avere un tasso di emigrazione intellettuale tra i primi, nel Mezzogiorno forse la prima, ma
a livelli molto 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 elevati. Certo. Questo è secondo me lo sguardo da porre in essere, quindi problemi di breve che risolvono la congiuntura bassa, problemi da affrontare medio e lungo periodo affinché la regione possa tornare ad essere competitiva come lo era negli anni passati. La zona economica speciale, Riterno Censi, dovrebbe essere un fattore, come dice il professor Mauro, di attrattività rispetto al territorio, anche di imprese che potrebbero scegliere le aree, in particolare appunto quelle legate soprattutto alla logistica, al mare e ai porti, in una regione come la nostra. Insomma, così era nato questo strumento. Adesso c'è stata una trasformazione sia nel dibattito, sia poi anche negli atti, di cui non si ha grande traccia perlomeno in queste ultime settimane, che insomma, ha trasformato questa ZES in tutto di più, ma poi se diventa di tutto di più rischia di diventare assolutamente niente per le zone nelle quali sarebbe utile invece questa spinta, insomma, di sostegno. Ah, io spero che nel dibattito sul tema che ci sia una terza via, nel senso che poi su questi temi poi gli estremismi non aiutano. Innanzitutto vorremmo, e credo che sia una cosa che voglia anche Confindustria, anche insieme ad altre associazioni datoriali, vorremmo essere interessati da un confronto, perché ecco, se c'è un problema della giunta precedente al netto del lavoro egregio che spero possa essere portato come metodo dell'assessorato alle attività produttive, cioè quello di seguire le vertenze con protagonismo della regione e con grande apporto di concretezza, mi riferisco quindi al vicepresidente Lolli, che insomma ha seguito alcune materie in maniera, no, le vertenze in maniera pregnante. Ecco, noi ci aspettiamo, se c'è un problema che abbiamo segnalato insieme alla giunta precedente, che non accettiamo più confronti parolai, ma che vorremmo essere coinvolti in un confronto costruttivo, costante, permanente da parte della regione. Questo vale per tutti gli strumenti come anche per la ZES, perché rispetto a questi temi vorremmo, come dire, fare un ragionamento e farlo insieme, che poi magari si può arrivare a soluzioni condivise. Rispetto a prime, ma non mi riferisco ad esponenti locali, a prime accezioni della ZES come un ulteriore intervento per dare soldi a pioggia in alcune aree, si è pensato che questo non fosse la cosa giusta da fare. In effetti la ZES può essere un progetto, come dire, una strategia un po' più ampia, ci può essere qualcosa quindi di più complessivo che riguarda le connessioni, sì il potenziamento delle connessioni, ma non a caso le ZES adesso vanno di pari passo con diciamo le zone a livello logistico sviluppate, quindi il fatto che si pensi di agevolare, come dire, e di, come dire, incentivare la possibilità di maggiore agibilità rispetto ad una zona che è quella della Val di Sangro, che questo sicuramente è un obiettivo. Noi, nonostante ci preoccupiamo delle piccole e medie imprese, giammai no, vorremmo pensare che si possa, come dire, no, prescindere dal valore che rappresenta il polo dell'automotive, che rappresentano alcune aziende che permettono a questa regione di stare in campo e di starci a livello addirittura internazionale. Però è evidente che a fronte di questa cosa si può pensare a una connessione come indirizza l'Europa, che non sia una connessione verticale, ma che si pensi quindi alla trasversalità del corridoio Tirreno-Adriatico, e questa cosa poi per noi può rappresentare una ZES che dia risposte in Val di Sangro o nel porto di Ortona rispetto alla logistica di alcune aziende, ma che dia contemporaneamente nel corridoio appunto Tirreno-Adriatico una risposta alle strategie di sviluppo delle tanto, come dire, citate aree interne, perché anche su questo tema le aree interne, oltre la denuncia, urlare, vertenze delle aree interne, noi dobbiamo capire le azioni che dobbiamo mettere in campo, e anche qua ci vuole una sinergia tra la strategia nazionale delle aree interne, tra i fondi per la ricostruzione che pure insomma sono in campo, mi riferisco al 4% che riguarda il vecchio cratere, mi riferisco a cose rispetto alla ricostruzione del nuovo cratere. Ecco, rispetto a queste cose noi la ZES la dobbiamo inquadrare non per non fare nulla, perché si è molto pasticciato sul tema, nel senso che prima si pensava una cosa col Molise che guardasse a un certo tipo di asse, poi ci si è accorti che il Molise come dire, non stava proprio settato bene con la regione Abruzzo, poi ci si è rammentati del fatto che tutto sommato l'idea di interloquire con la regione Lazio e con Civita
Vecchia potesse dare una soluzione. Ecco, sediamoci intorno a un tavolo, ragioniamo, perché rispetto alla ZES noi, come dire, lo diciamo anche in campo nazionale, vorremmo essere coinvolti lì in una cabina di regia nazionale, qui a livello locale, ragioniamo perché ci possono essere davvero delle risposte positive. Io credo che la trasversalità sia fondamentale rispetto alla verticalità. Per noi, per una regione come l'Abruzzo, almeno credo che lo sia assolutamente. Su questo credo che ci sia la totale condivisione da parte di Confindustria, che proprio nei giorni scorsi ha rilanciato questo allarme relativamente alle aree industriali, ma comunque è un tema, quella della mancata programmazione, che poi insomma in qualche modo scoraggia chi invece dovrebbe essere incoraggiato, magari anche da fuori regione, magari anche da fuori paese, per scegliere queste aree per un'avventura industriale al servizio di questi poli che in Abruzzo sono ancora tutti da sviluppare. Sì, è chiaro che le ZES dovrebbero essere l'elemento di attrazione per l'impresa per crescere o per venire in Abruzzo. E allora non si capisce come mai questa perimetrazione della ZES non tenga conto delle infrastrutture che per esempio ci sono sul nostro territorio, che sono un po' polverizzate, no? Pensiamo agli interporti oltre che ai porti e agli aeroporti, e quindi la ZES potrebbe essere usata come strumento che possa cucire proprio queste infrastrutture. Ad esempio è stata fatta una scelta assolutamente considerata da noi scellerata nella perimetrazione della ZES di Vasto, dove è stata fatta una perimetrazione a macchia di leopardo che ha individuato alcuni siti, tra l'altro sottoposti a vincolo idrogeologico, e ha individuato soltanto i siti che in questo momento non sono privi di insediamento, quindi disponibili a nuovi insediamenti, senza considerare che ci possono essere siti di imprese che vogliono crescere e che non possono cogliere il beneficio di crescere annettendo aree con ZES. Quindi quella di Vasto è un po' l'esempio pratico di come poi quando si fa la politica fa certe cose non tiene conto dell'interesse principale di tutti, che è l'impresa, che è la cultura. Se la ZES serve per attrarre le imprese, fatelo dire alle imprese. Se vogliono la ZES o no, perché dobbiamo far dire ad altri? Quel discorso no. Di parlarsi prima di cui parlavo. Quanto al corridoio est-ovest, è chiaro che ogni rete oltre a una trama ha bisogno di un ordito, no? Poi noi in Abruzzo abbiamo due dei collegamenti tra Adriatico e Tirreno, quindi non ha senso che una nave che sbarca a Civitavecchia per andare verso est debba sbarcarci da Vecchia e andare a imbarcarsi a Brindisi quando c'è il porto di Ortona molto più vicino, no? E quindi con costi e anche con impatto ambientale assolutamente meno rilevante rispetto ad andare a Brindisi. Però purtroppo per politiche o per visioni del mondo che sono staccate spesso dall'interesse comune si fanno altre scelte. Bene, noi ci fermiamo un attimo per la seconda e ultima pausa, torniamo in studio per le conclusioni, parleremo anche stavolta di un paio di temi nazionali, perché questi si ripescuotono inevitabilmente sulla nostra economia, tra poco. Bene, siamo tornati in studio, lo stato dell'economia, il professor Mauro mi insegna, soprattutto il mercato occupazionale risente, anche se studiato su un ambito regionale, anche delle dinamiche generali nazionali. Ecco, da questo punto di vista, quali sono le aspettative rispetto alle prime misure che sono state messe in atto dal nuovo governo, che sono comunque di impatto? Io su questo le chiedo un giudizio, vale a dire, questa attesa di turnover che giunge dalla misura quota 100, per cui anche in Abruzzo c'è un certo numero di domande, magari più nella pubblica amministrazione che nelle imprese private, e anche il reddito di cittadinanza, se può essere uno strumento davvero teso a stimolare la ricerca di un lavoro vero da parte di chi si sente escluso dal mercato del lavoro stesso. Ecco, c'è questa lettura positiva oppure ci sono delle criticità che lei ravvisa sin da adesso nel meccanismo di queste misure? Sì, guarda, secondo me queste misure che sono state prese in gran parte in deficit, no? E sono state concepite sulla base di un certo ragionamento, che sostanzialmente è questo. Quota 100 significa che per una persona che va via dal mercato del lavoro un'altra persona può essere riassunta, quasi come se ci fosse una sorta di andamento temporale molto 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 stretto. Alla stessa maniera, per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, che questo trasferimento di liquidità ai cosiddetti poveri possa poi trasformarsi in consumi e quindi elevare la domanda di consumo e come tale determinare una
una crescita del livello del reddito e dell'occupazione. Ora, studi altrettanto accreditati, secondo me, ritengono che possono condurre, soprattutto in un periodo piuttosto breve, a un appesantimento della spesa pubblica e quindi a una situazione di deficit che poi andrà ad aggravare il debito pubblico. Questo in sintesi i due provvedimenti presi recentemente. Quindi dal mio punto di vista, soprattutto per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, che in un certo senso poteva avere un'ottica di interesse perché viene incontro a quello che è un disagio sociale concreto, reale, che c'è sul territorio, invece quello sul pensionamento credo che possa essere sottoposto a una critica molto 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 forte, perché appesantisce in misura abnorme i conti pubblici e anche per quanto riguarda le casse dell'INPS. Ritengo invece che provvedimenti che andavano incontro a esigenze concrete delle imprese e quindi a uno sviluppo concreto potevano essere quelli connesse ad esempio alla riduzione del cuneo fiscale, no? Cioè liquidità che va alle imprese e come tale le imprese possono in grado di trasferirli in senso positivo sul mercato. Questo per quanto riguarda la domanda che mi è stata posta. Per quanto riguarda poi una mia, così se mi è consentito, riflessione finale, no? Con riferimento all'Abruzzo, io ho sostenuto alcune posizioni negli interventi precedenti, credo però che, ecco, volendo ancora di più sintetizzare, noi abbiamo di fronte tre criticità. No? Queste quali sono? Una prima criticità è quella di natura settoriale, cioè intendo dire che noi abbiamo settori produttivi endogeni, cioè interni, che una volta rappresentavano un momento di sviluppo interessante, penso al tessile abbigliamento per fare un esempio concreto, alla pelletteria, cioè a tutta una serie di imprenditorialità radicate nel territorio che la globalizzazione, i mercati emergenti hanno in un certo senso ristretto in misura talmente forte che oggi non rappresentano più un elemento di proiezione futura. L'altra criticità credo che sia di natura strutturale e riguarda cioè la bassa produttività di cui gode questo sistema economico abruzzese, cioè la bassa innovazione per quanto riguarda, però sono provvedimenti a medio e lungo termine, cioè formazione, istruzione, ricerca e sviluppo, brevetti, sono tutte cose con le quali dobbiamo fare i conti in un contesto globale e competitivo. E poi di natura territoriale, e qui mi riallaccio, ma solo a citare alcuni territori interni, no? Che appunto le aree interne che vivono una situazione di subalternità rispetto alle altre zone. Quindi sono tre criticità serie all'interno delle quali si può lavorare secondo le cose che sono state prima dette, attraverso le zone economiche speciali, attraverso interventi ad hoc e così via. Ecco, queste due misure simbolo del nuovo governo, Rita Innocenzi, che sono misure insomma, a cavallo tra il welfare e insomma, l'idea del rimettere in moto in qualche modo anche la macchina dell'occupazione, potranno avere un impatto reale su una situazione come quella che conosce la nostra regione? Ecco, il problema è proprio questo, cioè già l'introduzione fa capire tutto, misure simbolo, perché in effetti il rischio che in questo momento nel Paese si possa pensare che questi due argomenti, che sono quelli perennemente citati, quotidianamente citati, possano essere considerati come la panacea di tutti i mali per risolvere i problemi del Paese, io credo che sia un errore. Quota 100 dà una risposta parziale, peraltro una risposta molto nel nord del Paese, mi viene da citare i lavoratori edili che non sono affatto appassionati alle discussioni sulle pensioni su quota 100, reddito di cittadinanza, misura per carità che va incontro a problematiche che negli anni abbiamo affrontato rispetto appunto alla povertà, ma non ci stanchiamo mai di ripetere che il nostro articolo 1 della Costituzione, che basa questa Repubblica sul lavoro, ecco, ci dà una prospettiva. Noi siamo molto più interessati, l'abbiamo discusso in questo pomeriggio, io francamente non vorrei uscire da questo seminato, almeno per quanto riguarda l'intervento di
diciamo, della mia parte in questa trasmissione, perché credo che l'obiettivo per tutti noi e anche per coloro che si trovano come dire, nelle fasce di povertà sia riappropriarsi di un lavoro che effettivamente il lavoro dà ad ognuno di noi una dimensione di dignità della persona, di, insomma, potrei citare appunto alcune belle espressioni su come su che cosa significa appunto il lavoro, che è un fatto relazionale, non è un fatto, è un fatto di reddito, ma di capacità, come dire, di emancipazione per una donna, quindi io direi che il reddito di cittadinanza sì, bene, ragioniamo, vediamo, anche se basandolo sullo sviluppo, come dire, e sulla riorganizzazione dei centri per l'impiego, anche qui ci dà molto da pensare su quali saranno le regioni che potranno effettivamente fruire meglio di un reddito di cittadinanza, perché temo che impattando in centri per l'impiego, soprattutto nel meridione, che non hanno ancora visto nessuna forma di riorganizzazione, ci sono ancora delle carenze, quindi rispetto a questo noi siamo, ecco, appunto molto preoccupati, ma soprattutto preoccupati di un dato fondamentale, che è quello che si pensi che questi due diciamo temi possano in qualche maniera assolvere da qualsiasi altro tipo di intervento, che sia soltanto questa un'azione da svolgere per poter far uscire l'Italia dalla crisi. Ecco, il punto non è questo, il punto è un altro, ripeto, immaginiamo quello che è il paese attuale, ma immaginiamo il paese che si sta costruendo, e se penso ai giovani, francamente sulla quota 100 e sul reddito di cittadinanza non credo che si possano costruire delle prospettive. Sul meccanismo di quota 100 abbiamo detto, su quello del reddito di cittadinanza vorrei più sentire Zecca, anche perché insomma, è un meccanismo che coinvolge in qualche modo le imprese, ci sono forti incentivi nel caso si assuma una persona che passa attraverso questa porta, diciamo. Ma dal punto di vista dei suoi associati, lei avverte insomma, questa attesa, questa sensibilità, o forse magari sarebbero state più utili le misure di cui parlava il professor Mauro, un cuneo fiscale più accentuato, o insomma una leva sul mercato occupazionale che sia più vicina all'industria, ma comunque l'industria è stata coinvolta in qualche modo, no? Sì, insomma, quota 100 credo che l'unico lavoro che svilupperà è quello dei navigator, scusi, quota 100, il reddito di cittadinanza, è quello dei navigator. Quota 100, se la dovessimo, mi faccio dire una cosa su quota 100, se un'azienda sana guarda il meccanismo di quota 100 non è affatto contenta, anche si spaventa, perché è perfettamente consapevole che c'è il rischio di perdere competenze all'interno dell'impresa a favore di giovani forse che entrano ma che non hanno queste competenze, quindi devi mettere in campo, oltre alla perdita di know-how, anche un costo per la formazione. Non c'è più, come negli anni 70-80, l'operaio della catena di montaggio che fino a ieri faceva l'agricoltore e quindi domani può andare a fare l'operaio. Oggi l'impresa, anche i lavori più semplici sono altamente specializzati e quindi sono formativi e sono svolti da persone altamente formate. Pensiamo soltanto ai temi della qualità dell'ambiente e sicurezza che oggi sono anche nelle aziende piccolissime. Certo. Quindi l'uscita di prematura o improvvisa di dipendenti o di operai o che avevano una prospettiva di lavoro ancora lunga sicuramente mette in crisi. Quindi il punto debole a suo avviso è la formazione soprattutto. Beh, sì, diciamo che non è un incentivo. Se invece, da poco, se invece l'azienda è contenta per il fatto che escono prima delle persone che evidentemente oggi costano molto perché hanno un'anzianità forte, e perché quell'azienda non prevede di assumere giovani in sostituzione, quindi non abbiamo creato lavoro in quelle imprese, nelle altre invece abbiamo creato perdita di know-how. Quindi quota 100 assolutamente dal mio punto di vista e dal punto di vista degli industriali con i quali mi confronto tutti i giorni è una questione assolutamente deleteria. Sul reddito di cittadinanza insomma, la trovo un favore, un simbolo preelettorale, appunto creerà soltanto lavoro per i navigator e credo che non genererà nemmeno la possibilità di sviluppo al sud. Allora, io poi farò chiudere con una battuta al professor Mauro, però abbiamo ancora 5 minuti, quindi vi chiedo una risposta flash sia alla CGIL che a Confindustria. Non dico tutte, ma insomma almeno una delibera, una legge, vi piacerebbe vedere discussa nell'aula del nuovo consiglio regionale nei primi mesi dell'attività? Cioè una cosa che voi, se foste consiglieri regionali, se le vostre organizzazioni avessero un diretto ruolo in politica, porterebbero
porterebbero in approvazione, per così dire, proprio per risolvere i problemi di cui abbiamo parlato stasera. Ce ne sono adesso, questa è veramente una che sia simbolica, 16 pagine di una trappola, perché qui non abbiamo parlato affatto né di sanità, quindi né di medicina territoriale. Certo. Ci piacerebbe un investimento reale, un'uscita dalla discussione ospedalizzata, davvero fare una discussione su che significa la rete territoriale dei servizi sanitario. Sociali, dei servizi sanitari. Andrebbe approvato il piano sanitario. Andrebbe fatto dai tempi, insomma, del commissariamento. Visto che adesso si è usciti dal commissariamento, visto che tanti manifesti elettorali hanno, secondo me, la mia opinione è che hanno molto semplificato, però ecco, più che proporre io, mi piacerebbe vedere l'azione di questo governo regionale sulla sanità, perché alcuni manifesti sono stati, come dire, semplicissimi. Ecco, vediamo all'opera, e vorremmo tanti investimenti rispetto, come dire, a tematiche della rete di emergenza urgenza. Vediamo se davvero i cittadini delle aree interne possono, come dire, fruire di servizi al pari degli altri cittadini rispetto alla medicina, quindi rispetto alla sanità, ai trasporti, all'istruzione. Beh, non sarebbe mica una delibera da poco questa. Sarebbe. Vediamo Confindustria se ha un'indicazione, diciamo, tra lavoro. Tra i mille problemi, credo che bisognerebbe togliere dall'industria il rischio autorizzativo, no? Dopo il rischio credito, il rischio mercato, quello che bisognerebbe togliere come peso sull'industria è proprio il rischio autorizzativo, quindi avere un sistema regionale di controllo della produttività dei burocrati e dei dirigenti regionali che puniscano quelli che in qualche maniera non decidono o pensano che sia sempre meglio fare un approfondimento spesso non dovuto. Anche questo, perché poi vediamo, abbiamo avuto la relazione della Corte dei Conti proprio in questi giorni, che insomma descrive purtroppo molto bene qual è la nostra burocrazia. Allora, il professore chiede una cura shock a sua volta per chiudere la trasmissione, che possa animare in positivo l'avvio del lavoro di questa nuova classe di consiglieri regionali, anche di quelli confermati, che daranno vita alla nostra rappresentanza legislativa in consiglio regionale. Ecco, lei che cosa suggerirebbe per dare uno shock all'economia abruzzese? Ma io dico che questa regione non è uno slogan a grandi potenzialità, per cui riassumerà il tutto attraverso questa frase: noi abbiamo un forte capitale industriale e all'interno del quale bisogna inserire, l'abbiamo più volte ripetuto, la valorizzazione delle piccole imprese, ma è un nostro capitale, il manufatturiero, quindi un capitale manufatturiero. Dobbiamo invece ancora valorizzare l'altra forma di capitale di cui disponiamo, che è il capitale ambientale e turistico, che è il secondo elemento su cui dobbiamo contare e non ancora sufficientemente in grado di produrre sinergie produttive e occupazionali. E poi c'è un terzo capitale, ecco, questa è la cura shock, che è quello, il capitale della fiducia. È necessario che il sistema economico crei fiducia attraverso i suoi agenti territoriali, non economici e sociali, affinché questa regione possa uscire da tutta una serie di spirali negative che finora l'hanno accompagnata. Bene, io penso che abbiamo dato in un'ora di trasmissione più indicazioni, io ho riempito il taccuino, spero che non soltanto il Presidente Marsiglio ma tutti i 31 consiglieri regionali lo abbiano fatto, quelli che ovviamente hanno visto questa trasmissione, perché sono queste le indicazioni di realtà consistenti e molto rappresentative di questa regione, hanno lasciato al loro lavoro, quindi non possiamo far altro che augurare loro, appunto, buon lavoro e buon proseguimento di serata. Invece a voi un ringraziamento particolare ai nostri ospiti. Arrivederci, ci vediamo venerdì prossimo.